zu bleiben. Herzlichen Dank. stai ascoltando Radio Vaticana a tutti ancora un cordiale saluto ben ritrovati da Orazio Coclite al microfono da Patrizio Ciprari alla console per la parte tecnica e da Stefano Sparro in regia siete collegati amici in ascolto con l'aula Paolo VI in Vaticano per partecipare al consueto incontro settimanale di Papa Francesco con i tanti pellegrini convenuti a Roma. Proprio in questo momento ha fatto il suo ingresso qui nella grande aula delle udienze in Vaticano Papa Francesco che si sta avviando eh, verso la sede dove tra poco con il segno della croce darà inizio a questo consueto incontro del Papa del mercoledì. Quella odierna è la prima udienza generale del mese di dicembre. Oggi infatti, eh, lo ricordiamo ancora una volta, è mercoledì primo dicembre e il Papa dedicherà la sua catechesi a San Giuseppe, uomo giusto e sposo di Maria. Ecco che il Papa ha giunto alla sede. Io mi fermo qui, non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introduce con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Parole del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Acclamons la parole de Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child of the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to send her away quietly. the gospel of the lord aus dem evangelium nach matthäus maria war mit joseph verlobt noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo María estaba comprometida en matrimonio con José y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, no queriendo denunciarla, Decidiu romper seu compromisso em secreto. Palavra do Senhor, glória a ti, Senhor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Maria estava desposada com José e, antes de coabitarem, Notou-se que tinha concebido pelo poder do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Palavra da Salvação من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى أما أصل يسوع المسيح فكان أن مريم أمه لما كانت مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكنا حاملا من الروح القدس وكان يوسف زوجها بارا فلم يرد أن يشهر أمرها فعزم على أن يطلقها سرا كلام الرب Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po zaślubinach z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, Maryja znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Oto słowo pańskie. cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo. il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. Oggi vorrei approfondire il suo essere giusto e promesso a sposo di Maria e dare così un messaggio a tutti i fidanzati, anche ai Novelli spossi. Eh? Molte vicende legate a Giuseppe popolano i racconti dei Vangeli apocrifi, cioè non canonici, che hanno influenzato anche l'arte e diversi luoghi di culto. Questi scritti, che non sono nella Bibbia, sono racconti che la pietà cristiana faceva in quel tempo. Questi scritti rispondono al desiderio di colmare i vuoti narrativi dei Vangeli canonici, quelli che sono nella Bibbia, i quali ti danno tutto ciò che è essenziale per la fede e la vita cristiana. L'Evangelista Matteo, questo è importante, cosa dice il Vangelo su Giuseppe? No, cosa dicono questi evangeli apocrifi? Che non è una cosa brutta o cattiva, no, sono belli ma non sono la parola di Dio. Invece i Vangeli che sono nella Bibbia sono la parola di Dio. Fra questi l'Evangelizza Matteo, che definisce Giuseppe uomo giusto. Ascoltiamo il suo racconto. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Perché i fidanzati, quando eh, la, la fidanzata non era fedele o rimaneva incinta, potevano denunciarla, dovevano. E le donne in quel tempo erano lapidate. Ma Giuseppe era giusto, se no questo non lo farò, me ne vado zitto. Per comprendere il comportamento di Giuseppe nei confronti di Maria, è utile ricordare le usanze matrimoniali dell'antico Israele. Il matrimonio comprendeva due fasi ben definite. La prima era come un fidanzamento ufficiale che comportava già una situazione nuova. In particolare la donna, pur continuando a vivere nella casa paterna ancora per un anno, era considerato, considerata di fatto moglie del promesso sposo. Ancora non vivevano insieme, ma era come se fosse la moglie. Il secondo atto era il trasferimento della sposa dalla casa paterna alla casa dello sposo. Ciò avveniva con una festosa processione che completava il matrimonio, e le amiche della sposa le accompagnavano lì. In base a questa usanza, il fatto che prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta, esponeva la Vergine all'accusa di adulterio. E questa colpa, secondo la legge antica, Doveva essere punita con la lapidazione. Tuttavia, nella prassi giudaica successiva, dopo questo, aveva preso piede un'interpretazione più moderata che imponeva solo l'atto del ripudio, ma con conseguenze civili e penali per la donna, ma non la lapidazione. Il Vangelo dice che Giuseppe era giusto. Proprio perché sottomesso alla legge come ogni, eh, ogni uomo pio israelita, ma dentro di lui l'amore per Maria e la fiducia che ha in lei, gli suggeriscono un modo che salvi l'osservanza della legge e l'onore della sposa. Decide di andare, di darle l'atto di repudio in segreto, senza clamore senza sottoporla all'umiliazione pubblica. Sceglie la via della riservatezza senza processo e rivalsa. Ma quanta santità, Giuseppe! Noi che appena abbiamo una notizia un po' folclorica, un po' brutta, su qualcun altro, andiamo al chiacchieriggio subito. Zitto, Giuseppe, zitto. Ma giunge subito l'Evangelista Matteo. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore che gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio che tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Interviene nel discernimento di Giuseppe la voce di Dio che attraverso un sogno risvela un significato più grande della sua stessa giustizia. E quanto è importante, per ciascuno di noi, coltivare una vita giusta e allo stesso tempo sentirci sempre bisognosi dell'aiuto di Dio, per poter allargare i nostri orizzonti e considerare le circostanze della vita da un punto di vista diverso, più ampio. Tale volte, tante volte ci sentiamo prigionieri di quello che ci è accaduto, ma guarda cosa mi è successo, e noi rimaniamo prigionieri di, quelle, di quella cosa brutta che ci è accaduta. No? Ma proprio davanti ad alcune circostanze della vita che ci appaiono inizialmente drammatiche, si nasconde una provvidenza che con il tempo prende forma e illumina il significato, anche il dolore che ci ha colpiti. La tentazione è chiuderci in quel dolore, in quel pensiero che delle cose non belle che sono state successe da noi e questo non fa bene, questo ti porta alla tristezza e all'amarezza. Il cuore amaro è così brutto. Eh? Vorrei che ci fermassimo a riflettere su un dettaglio di questa storia narrata dal Vangelo e che molto spesso trascuriamo. Maria e Giuseppe sono due fidanzati che probabilmente hanno coltivato dei sogni e delle aspettative risposte alla loro vita e al loro futuro. Dio sembra inserirsi come un imprevisto nella loro vicenda e seppure con un'iniziale fatica entrambi spalancano il cuore alla realtà che si pone loro dinanzi. Cari fratelli e care sorelle, molto spesso la nostra vita non è come ce la immaginiamo, eh? soprattutto nei rapporti di amore, di affetto, facciamo fatica a pensare, a passare dalla logica dell'innamoramento a quella dell'amore maturo. E si deve passare eh, dall'innamoramento all'amore maturo. Voi novelli sposi. Pensate bene questo. Eh? La prima fase è sempre assegnata di un certo incanto che ci fa vivere immersi in un immaginario che spesso non corrisponde alla realtà del fatto, l'innamoramento, sai? ma proprio quando l'innamoramento con le sue aspettative sembra finire, lì può incominciare l'amore vero o lì viene l'amore vero. Amare infatti non è pretendere che l'altro o la vita corrisponda alla nostra immaginazione, significa piuttosto scegliere in piena libertà di prendersi la responsabilità della vita così come ci si offre. Ecco perché Giuseppe ci dà una lezione importante, sceglie Maria a occhi aperti e possiamo dire, fra virgolette, con tutti i rischi. Pensate, nel Vangelo di Giovanni, un rimprovero che fanno i dottori della legge a Gesù è noi non siamo figli nati da là eh? in riferimento alla prostituzione, ma perché questi sapevano come Maria è rimasta incinta e volevano... Sporcare la mamma di Gesù, per me è il passaggio più sporco, più demoniaco del Vangelo. Era il rischio di Giuseppe. Ci dà questa lezione: prende la vita come viene, Dio intervento lì, la prendo. Giuseppe fa come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa la quale, senza che gli egli la conoscesse, senza, che, senza convivenza, e sta aspettando un figlio, che partorì dopo e si chiamò Gesù. I fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare un amore così, che abbia il coraggio di passare dalle logiche dell'innamoramento a quelle dell'amore maturo. E questa è una scelta esigente, che invece di imprigionare la vita può fortificare l'amore perché sia durevole di fronte alle prove del tempo. L'amore di una coppia va avanti nella vita e matura ogni giorno. L'amore del finanziamento è un po', permettetemi la parola, un po' romantico, voi lo avete vissuto tutto. Ma poi comincia l'amore maturo di tutti i giorni, del lavoro, dei bambini che arrivano, e dalle volte quel romanticismo spari un po', no? Ma non c'è amore? Sì, ma amore maturo. Ma sa, padre, noi dalle volte litighiamo, ma questo succede dal tempo di Adamo e Eva ad oggi, eh? che gli sposi litigano è il pane nostro di ogni giorno, eh? ma non si deve litigare, sì si deve, si fa, si fa, non dico che si debba, ma si può. E padre, ma dalle volte alziamo la voce, eh? ma succede, e anche dalle volte volano i piatti, eh? succede, ma come fare perché questo non danneggi la vita del matrimonio? Ascoltate, ascoltate bene, non finire mai la giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio, e eh, ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il giorno dopo sia incomincia in guerra, per questo fare la pace prima di andare a letto. Ma padre lei sa io non so come esprimermi per fare la pace dopo una situazione così brutta che abbiamo vissuto è molto facile, fai così e già la pace è fatta. Ma ricordatevi sempre, eh? Ricordatevi sempre mai finire la giornata senza fare la pace. E questo vi aiuterà nella vita matrimoniale, a loro e a tutti i rispossati che sono qui. Questa, andare dall'innamoramento all'amore maturo, è una scelta esigente, ma dobbiamo andare su quella strada. Anche questa volta concludiamo con una preghiera a San Giuseppe. San Giuseppe, tu che hai amato Maria con libertà e hai scelto di rinunciare al tuo immaginario per fare spazio alla realtà, aiuta ognuno di noi a lasciarci sorprendere da Dio e ad accogliere la vita non come un imprevisto da cui difendersi, ma come un mistero che nasconde il segreto della vera gioia. Ottieni a tutti i fidanzati cristiani la gioia e la radicalità, conservando però sempre la consapevolezza che solo la misericordia e il perdono rendono possibile l'amore. Amen. Grazie. Très Saint Père, Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici maintenant le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur la figure de Saint Joseph. L'Évangile le qualifie de juste, d'abord parce qu'il cherche à observer fidèlement la loi, tout en respectant l'honneur de Marie. Mais s'il est juste, c'est surtout parce qu'il laisse le Seigneur intervenir dans sa vie, qu'il accepte de s'ouvrir à un projet qui pourtant le dépasse. Comme tous les fiancés, Joseph et Marie ont nourri des rêves et des projets pour leur vie future. Le Seigneur, cependant, intervient dans ces projets, et même si cela leur demande un effort, les deux ouvrent leur cœur à cette nouvelle réalité qui leur est offerte. Nous aussi laissons nos propres existences ouvertes à l'imprévu de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher à ce que la vie ou la personne aimée corresponde à notre imagination, comme au premier temps de la rencontre amoureuse. Choisissons plutôt en pleine liberté et responsabilité ce que la vie nous offre, comme le fait Saint Joseph. Les fiancés chrétiens sont appelés à témoigner de cet amour qui a le courage d'évoluer d'une logique amoureuse à la logique de l'amour mûr, choisi, et qui ainsi dure et se réalise dans le temps. Et maintenant, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare il gruppo di amicizia Francia-Italia. All'inizio del tempo di avvento chiediamo al Signore, per l'intercessione paterna di San Giuseppe, di rimanere sempre come sentinelle nella notte, attenti a vedere la luce di Cristo nei nostri fratelli più poveri. Dio vi benedica. in italiano, il Saint Père vient de dire... Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le groupe d'amitié France-Italie. Alors que nous venons d'entrer dans le temps de l'Avent, demandons au Seigneur que par l'intercession paternelle de Saint Joseph, nous demeurions toujours comme des veilleurs dans la nuit, attentifs à voir la lumière du Christ dans nos frères les plus pauvres. Most Holy Father, the English speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people. The elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on St. Joseph, we now reflect on St. Matthew's description of Joseph as both a just man. And as the husband of Mary. As a devout son of Israel, Joseph willingly submitted to the requirements of the law and its precepts concerning marriage. Having learned that Mary was already with child, out of love and regard for her, Joseph sought to spare her the humiliation of a public separation. Then, in a dream, Joseph learned from an angel that it was right that he should marry Mary, since she had conceived her son by the power of the Holy Spirit. By God's providence, Joseph came to a deeper understanding of divine justice and its authentic demands. Joseph and Mary's openness to God's saving plan brings their love to a maturity expressed. And the virtues of chastity, fidelity, respect, and humility. Far from restricting our freedom, these virtues, in fact, give our love direction and endurance. In this sense, St. Joseph and Mary can serve as an example not only to young people engaged to be married, but to all of us who, also in the midst of life's inevitable challenges, our call to discover the true joy and freedom that come from trusting in God's just and providential concern for our lives. The Holy Father will now greet the English-speaking <coughs> visitors in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti alla dierne udienza, specialmente i gruppi provenienti dagli Stati Uniti d'America. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per prepararci a cogliere nella nascita del bambino Gesù il salvatore del mondo. Dio vi benedica. I greet the English speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from the United States of America. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent. and preparation for the coming of the newborn savior of the world may god bless you heiliger vater die pilger und besucher aus den ländern deutscher sprache bekunden ihnen dem nachfolger des heiligen petrus Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der Universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden, den heiligen, den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einige persönliche Worte an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese befassen wir uns mit der Gestalt des heiligen Josef. Das Matthäusevangelium bezeichnet Josef als Gerechten und Verlobten Marias, der Mutter Jesu. Die jüdische Trauung lief im antiken Israel in zwei festgelegten Etappen ab. Nach der Verlobung blieb die Braut noch ein Jahr im Elternhaus, bevor der Bräutigam sie in einer festlichen Prozession in sein Haus führte. Nun zeigte sich, dass Maria ein Kind erwartete, bevor die Brautleute zusammengekommen waren. Das jüdische Gesetz sah den Ehebruch als schweres Vergehen an, das mit dem Tod bestraft wurde. Besonders in der Verlobungszeit. War das ein schwerer Vertrauensbruch? Josef, der ein frommer Jude war, wollte seine Verlobte nicht bloßstellen und beschloss, heimlich wegzugehen. Doch Gott zeigte Josef im Traum die noch größere Bedeutung der Gerechtigkeit, die der fromme Israelit bisher geübt hatte. Er durfte am Heilswerk Gottes durch seine Treue und seinen Selbstverzicht mitwirken auch uns ist der heilige Josef mit diesen tugenden ein vorbild wie wir von gott geführt zu einer reifen und selbstlosen liebe gelangen können rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca in questa settimana di avvento prepariamoci alla venuta di gesù contemplando le figure di maria e giuseppe che hanno spesso la loro vita per il bene degli altri der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. In diesen Wochen des Advents bereiten wir uns auf die Ankunft Jesu vor, indem wir die Gestalten von Maria und Josef betrachten, die ihr Leben für das Wohl der anderen hingegeben haben. Der heilige geist begleite euch und eure familien santo padre los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia al final de este encuentro se, se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en este camino de reflexión sobre la figura de San José, destacamos hoy que fue un hombre justo y el prometido esposo de María. Recordemos que en aquel tiempo el matrimonio tenía dos fases. La primera era un compromiso en el que la novia seguía viviendo en la casa paterna, pero ya era considerada esposa de su prometido. Fue durante este tiempo... Que María, aunque no vivían juntos, quedó embarazada, quedando expuesta a la acusación de adulterio. José, que era un hombre justo, es decir, observante de la ley, y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto, sin exponerla a la humillación pública. Pero en su discernimiento intervino la voz de Dios, que a través de un sueño, les reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado. En medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos. Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez, para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de Pastor Universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá todos os presentes a bênção apostólica, concederá a todos a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Hoje, na reflexão que vos proponho sobre São José, quero aprofundar duas dimensões da sua figura: ser justo e ser noivo de Maria. O noivado nos tempos antigos era a primeira fase do casamento, durante a qual a noiva continuava a viver na casa paterna, mas de facto era já considerada a esposa do noivo. Um ano depois tinha lugar a segunda fase, em que ela deixava a casa paterna e ia coabitar com o marido. Foi durante a primeira fase do casamento de José com Maria que se notou que ela estava grávida. A lei do tempo dava ao noivo a possibilidade de a acusar publicamente de adultério. Segundo o Evangelho, José era justo. Precisamente porque se submetia à lei como todo piedoso israelita, mas dentro dele o amor por Maria e a confiança que tinha nela sugerem-lhe uma forma de salvar as duas coisas: a observância da lei e a honra da esposa. Ou seja, entregar-lhe -a, a ata de repúdio em segredo, sem a expor à humilhação pública. Andava José a matutar nesta solução, quando intervém a voz de Deus no seu discernimento, para revelar um significado do caso muito maior do que a própria justiça de José, não teme receber Maria, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo, e ela assim fez recebeu a sua esposa, queridos irmãos e irmãs. Como é importante para cada um de nós cultivar uma vida justa e, ao mesmo tempo, sentir-se carecido da ajuda de Deus para conseguir ler a vida num horizonte mais amplo. Muitas vezes, sentimos-nos prisioneiros de algo que nos aconteceu, mas é precisamente por trás de um caso da vida inicialmente visto como dramático que se esconde a mão da providência divina. Com o passar do tempo, tudo se esclarece, enchendo-se de sentido a própria tribulação que nos atingira. São José ajude cada um de nós a deixar-se surpreender por Deus e acolher a vida, não como um temível imprevisto, mas como um mistério que, se, que esconde o segredo da verdadeira alegria. Ora, il Santo Padre saluta in italiano i peregrini della lingua portoghese. Cari fratelli di lingua portoghese, un fraterno saluto a tutti voi, in particolare al gruppo di infermieri e infermiere e altri operatori sanitari in servizio nel centro di vaccinazione anti-Covid di Braga. Vi auguro che la odierna vista alla tomba di Pietro. Questo incontro con il successore vi infonda un grande coraggio per abbracciare giorno dopo giorno la vostra croce. È un vivo anelito di santità affinché possiate riempire di speranza la croce degli altri. Mi affido alle vostre preghiere. Grazie per la visita. Eis la traduzione delle sue parole. Queridos fiéis da língua portuguesa, uma saudação fraterna para todos vós, em particular para o grupo de enfermeiras, enfermeiros e outros profissionais de saúde em serviço no Centro de Vacinação Anticovid de Braga. Faço votos de que a visita odierna ao túmulo de Pedro e este encontro com o seu sucessor vos infundam uma grande coragem para abraçar diariamente a vossa cruz, e um vivo anseio de santidade, para poderes encher de esperança a cruz dos outros. Confio nas vossas orações. Obrigado pela visita. Aplausos Ayo lakdas, al-mu'minu an-natukuna al تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنان البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتعلمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف البار وزوج مريم وقال عرف متى الإنجيلي يوسف بانه رجل بار وحتى نفهم سلوكه تجاه مريم يجب ان نعرف عادات الزواج في اسرائيل القديمه كان الزواج يتضمن مرحلتين المرحله الاولى كانت بمثابه خطوبه رسميه فالمراه وان استمرت في العيش في بيت ابيها مده سنه كانت تعتبر في الواقع زوجه لخطيبها والمرحله الثانيه كانت انتقال العروس من بيت ابيها الى بيت العريس كان يوسف بارا لانه خاضع للناموس ولكن محبته لمريم وثقته بها او حياله بطريقه تحفظ مراعاه الناموس وشرف العروس فقرر ان يطلقها سرا من دون ان يعرضها للاهانه العلنيه عندئذ تدخل صوت الله في موقف يوسف وكشف له من خلال الحلم من هي مريم خطيبته. وأضاف قداسته: كثيرا ما نشعر بأننا سجناء لما حدث لنا، ولكن أمام بعض ظروف الحياة والتي تبدو لنا في البداية مأساوية، توجد العناية الإلهية والتي تظهر لنا مع الوقت بصورة من الصور وتنيرنا وتبين لنا معنى الحياه ومعنى الالم نفسه يجب الا نخاف من مفاجات الحياه فهي مفاجات من الله فيجب ان نقبل الحياه كما تاتينا والمحبه لا تعني ان تكون الحياه كما نتصورها وان يكون الاخر كما نريد بل المحبه هي ان نختار بحريه وان نقوى على ان نصنع معا الحياة التي نريد ونجعلها حياة تبقى وتدوم والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Salute fedele di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe che ha amato Maria con libertà e ha scelto di rinunciare al suo immaginario per fare spazio alla realtà, di intercedere per noi affinché ci lasciamo sorprendere da Dio, accogliendo la vita come un mistero che nasconde il della vera أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنسأل القديس يوسف الذي أحب مريم بحرية واختار أن يتخلى عن خياله ليفسح المجال الواقع أن يشفع لنا لنقبل <تقضي> المفاجآت من الله ونستقبل الحياة مثل سر يخفي سر الفرح الحقيقي. بارككم رب جميعا وحماكم دائما من كل شر. oraz ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując im również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Błogosławi też różańce i inne dewocjonalnie, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Kontynuujemy nasz cykl refleksji pod, nad postacią Świętego Józefa. Święty Mateusz, ewangelista, relacjonuje, że gdy Maria znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. W starożytnym Izraelu małżeństwo składało się z dwóch ściśle określonych faz: oficjalnych zaręczyn, po których kobieta, uważana już za faktyczną żonę oblubieńca, przez rok nadal mieszkała w domu ojca, a następnie uroczystej przeprowadzki Panny Młodej do domu pana młodego. Fakt, że w nim zamieszkali razem Maryja znalazła się brzemienną, narażał ją na zarzut cudzołóstwa, które zgodnie ze starożytnym prawem należało karać ukamienowanie. Późniejsza praktyka żydowska nakazywała jedynie akt odrzucenia, ale z konsekwencjami cywilnymi i karnymi dla kobiety. Józef był sprawiedliwy, bo podporządkowywał się prawu, ale poufnie, bez procesu i rewanżu, tak aby ocalić honor swej oblubienicy. W rozeznanie Józefa wkracza głos Boga, który na śnie objawia mu sens większy niż Jego sprawiedliwość. Nie bój się wziąć do siebie Maryi Twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Teraz już Józef wybiera Maryję z otwartymi oczymi. Istotnie Ewangelia mówi: "Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie." Dla każdego z nas ważna jest troska o życie sprawiedliwe, a jednocześnie poczucie, że zawsze potrzebujemy Bożej pomocy, abyśmy mogli poszerzyć nasze perspektywy i spojrzeć na okoliczności życia z innego, szerszego punktu widzenia. W pewnych okolicznościach życiowych, które początkowo wydają się dramatyczne, ukryte jest działanie opatrzności, które z czasem nabiera kształtu i oświetla sensem nawet cierpienie, które nas dotknęło. cordiale cordiali benvenuti, pellegrini polaki. Cari fratelli e sorelle, domenica in Polonia si celebra la giornata di preghiera e di aiuto alla chiesa dell'Est. Ringrazio tutti coloro che da più di vent'anni, accogliendo l'iniziativa della conferenza episcopale polacca, sostengono la Chiesa nei paesi dell'Europa orientale e dell'Asia con la preghiera e le donazioni. Signore, ricompensi con la sua grazia la vostra generosa premura per i fratelli cristiani che sono nel bisogno. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę w Polsce obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dziękuję wszystkim, którzy od ponad 20 lat z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski wspierają Kościół w krajach Europy Wschodniej i Azji modlitwą i ofiarami. Niech Pan wynagrodzi swoją łaską Waszą hojną troskę o braci Chrześcijan w potrzebie. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale afetto e sincera fedeltà. e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ricorre oggi la giornata mondiale contro l'AIDS. È un'importante occasione per ricordare le tante persone affette da questo virus, per molte delle quali in alcune zone del mondo non è disponibile l'accesso alle cure essenziali. Auspico un rinnovato impegno solidale per garantire trattamenti sanitari equi ed efficaci. Domani mi recherò a Cipro e poi in Grecia per compiere una visita alle care popolazioni di quei paesi ricchi di storia, di spiritualità e di civiltà. Sarò un viaggio alle sorgenti della fede apostolica e della fraternità tra i cristiani di varie confessioni. Avrò anche l'opportunità di avvicinare un'umanità ferita nella carne di tanti migranti in cerca di speranza. Mi recherò all'ESU. Vi chiedo per favore di accompagnarmi con la preghiera. Grazie. Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, rivolgo il mio pensiero agli istituti religiosi femminili che celebrano il loro capitolo generale. Le suore di San Giuseppe di Chambéry, le suore missionarie del Catechismo, le suore missionarie dell'Apostolato Cattolico, e le suore ospidaliere della misericordia. E sono brave queste suore tutte, eh? sono brave. Per ciascuna invoco la, eh, invoco la in continua assistenza del Signore affinché i momenti di riflessione e di discernimento le rafforzino nel nostro impegno di fedeltà al Vangelo. Saluto il gruppo Ologramma di Modena E auguro che le musiche apprese ed eseguite con tanto impegno diventino un richiamo a vivere con gioia ogni stazione dell'esistenza. E poi vorrei salutare questa orchestra che ci ha portato tanta gioia e che è stata composta da persone che hanno quella via aperta della tenerezza più che le altre e, e che. Fanno la musica con quella tenerezza che è propria del modo di essere loro. Ringrazio tanto. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli, agli anziani, non trascurarli. E se potete averli in famiglia, non mandarli fuori, eh? gli anziani sono le nostre radici, non trascurarli. Il tempo di avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo senza timore Gesù Cristo che viene in mezzo a noi. Se gli spalanchiamo la porta della vita, tutto acquista una luce nuova e la famiglia, il lavoro, il dolore, la salute, l'amicizia e così via, diventano altrettante occasioni per scoprire la Sua consolante presenza, la presenza di Gesù nella nostra vita, la presenza di Emanuele, il Dio che viene, che vuol dire Dio con noi, e per testimoniare questa Sua presenza agli altri. Prepariamoci così. Allargando il cuore, allargando il cuore per il Natale. Grazie. Aterno, sen, vieni di cerni. Santifica torno. in celo in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas intenta Liberano, et libera nos a malo. In Domino Coviscum, et con Spirito Tuo, sin nome Domini Benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci il et Terra. Benedicat Vos, Omnipotens Eus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E con la benedizione apostolica, preceduta come avete sentito dal canto del Padre Nostro in latino, si è conclusa l'udienza generale di oggi, mercoledì primo dicembre. E la catechesi di Papa Francesco è stata dedicata ancora una volta alla bellissima figura di San Giuseppe. Ma eh, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. Restituisco subito la linea alla regia.